la crescita di questo evento, che segna dati molto positivi anche rispetto al periodo pre-pandemico, è la dimostrazione che c'è interesse rispetto a questo mondo, diventa un'occasione di sviluppo, un'occasione di lavoro che permette ovviamente, anzi è l'unico modo per far crescere l'economia, creare ricchezza per poterla poi ridistribuire, come è giusto fare, aiutando anche i più deboli. Per troppo tempo ha pensato l'inverso, che la ridistribuzione della ricchezza potesse prescindere dalla sua creazione. Questo ha portato a una svendita dei grandi asset nazionali e a un indebitamento della nostra nazione. Ora pensiamo diversamente, lavoriamo per questo, quindi incentiviamo, sosteniamo, e anche il patrocinio del nostro Ministero a questo evento è significativo della volontà di caratterizzarci per l'attenzione a tutto ciò che in Italia valorizza le nostre potenzialità. Sono gli elementi portanti dell'economia legata all'agricoltura, un'economia nobile che ha avuto probabilmente per troppo tempo un ruolo marginale, deve tornare centrale nell'attenzione dell'opinione pubblica, anche per quello che è accaduto negli ultimi mesi, nei quali ad alcune certezze che bastava pagare e coltivare magari dall'altra parte del mondo per essere certi di avere la garanzia di prodotti alimentari. L'aggressione della Russia all'Ucraina ci ha fatto capire tutti, qualcuno di noi lo prevedeva, che invece la sovranità alimentare e la possibilità di restare indipendenti, di avere capacità di produzione anche propria, era al centro e doveva essere tutelata. Il nostro governo sta agendo su questo da tempo, su vari ambiti, quello della difesa della qualità è uno di questi, perché va garantito cibo a tutti, ma non a tutti i costi, nel senso che non possiamo rinunciare a un elemento che rappresenta il nostro valore aggiunto in termini economici e anche in termini culturali e storici. E io credo che qui a Lanciano si dia anche un messaggio molto importante, proprio coniugando il sistema dell'agricoltura verso il futuro, con ricerca, con innovazione, ma anche con l'attenzione e le radici profonde che caratterizzano questo nostro modello, che va salvaguardato.